È giunto il momento di fare sbocciare il Natale. Questa è arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Eh sì ragazzi, è giunto il momento di fare sbocciare il Natale con il fiore simbolo del Natale, la stella di Natale, una puncezia. Oggi una puncezia di carta molto stilizzata, ma prima di passare di là vi ricordo, se non siete ancora iscritti al canale, cosa state aspettando? Premete sul tastino iscriviti e cliccate anche sulla campanella per essere sempre aggiornati sui video di Arte per te. Io vi aspetto tutti su Instagram, dove dovete taggarmi con le vostre creazioni con l'hashtag Arte per te video, in modo che io porti in ogni video uno di voi qui con me e far vedere la sua creazione che mi ha colpito per qualche motivo. E il fortunato di oggi lo conosceremo a fine video. Vi aspetto anche su Facebook, ma basta parlare. I link li trovate tutti qua sotto. Tanto, intanto spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a creare la nostra puncezia di carta. Ed ecco l'occorrente per fare la nostra bellissima stella di Natale, puncezia, di carta. Allora, innanzitutto ci occorrerà l'attaccatutto o una colla che asciughi abbastanza velocemente, vi metto il link giù nell'info box, e un paio di forbici. Poi, delle bacche. Io qui il ginepro che ho trovato tra le spezie al supermercato, non vi immaginate me nei boschi a coglierlo. Piuttosto potreste usare anche del pepe in grani, di qualunque colore, rosso e verde, verde e nero, un po' come vi piace. E ci occorreranno 5 foglietti quadrati di colore rosso o del colore che preferite, potete farle anche colorate diversamente. Allora, foglietti quadrati di grandezza decrescente, io li ho a decrescere di 1,5 cm cada uno, quindi ho cominciato con un 21x21, ho proseguito con un 19,5x19,5, quindi 17,5x17,5, 15,5x15,5 e 13,5x13,5. Quindi qualunque grandezza voi vogliate fare la vostra stella di Natale, l'importante è che i 5 foglietti siano di una grandezza degradante a 1,5 cm, 1,5 cm di distanza l'uno dall'altro. Su tutti e 5 foglietti il metodo di lavorazione è il medesimo, quindi ve lo faccio vedere su 2 foglietti in maniera lenta, dopodiché andremo in maniera più spedita. Come prima cosa, una cosa facoltativa, potrete farlo sia sul foglio liscio, ma io preferisco farlo su foglio accartocciato. Quindi accartoccio e apro e rompo proprio la carta e la sua struttura. Questo passaggio, come vi dicevo, è del tutto facoltativo, ma secondo me rende più bello e più verosimile il fiore. Adesso vi faccio vedere. Riapriamo il foglio, stendiamolo sul piano da lavoro, mettiamolo con gli angoli verso di noi, così a rombo, e pieghiamo a metà, formando un triangolo. Pieghiamo bene, pressiamo bene, prendiamo ancora e ripieghiamo su se stesso, formando un triangolo più piccolo. Pieghiamo ancora e ripieghiamolo su se stesso, formando un ultimo triangolo. A questo punto avremo un lato con tutte le pieghe chiuse e questo lato dobbiamo tenerlo da questa parte bello integro. Quindi chiudiamo su questo lato il lato esterno, così, ok? Da che era triangolare, così. E partendo dall'apice della piega che si è formata, arco un petalo tagliandolo e taglio più o meno fino a qui, in modo che questa parte regga unita tutta la carta. A questo punto comincio a tagliare, a fare dei taglietti seguendo la linea che non ho tagliato, quindi così faccio dei taglietti sottili uno accanto all'altro di 1 cm. State attenti a non andare oltre, a non tagliare del tutto il petalo.
A questo punto, con delicatezza, apriamo i nostri petali. E voilà! E quello che avremo sarà questo. Prendiamo il foglietto leggermente più piccolo, quello da 19,5, questo era quello da 21, e rifacciamo la stessa operazione. A questo punto prendiamo tutti i petali che abbiamo creato e accorpiamoli insieme appiccicandoli con un punto di colla. Non ne mettete parecchia, il minimo indispensabile per attaccare gli strati di petali. A questo punto prendete la spezia che avete scelto per abbellire il centrale. Potete fare anche delle palline di carta, anzi potrebbe essere un modo carino per farvi aiutare dai vostri figlietti. Metto un po', faccio proprio una pozzangherina di colla, perché qui deve trattenere il corpo pesante delle bacche di ginepro, e inserisco, tuffo dentro le mie bacche. Un segreto per farle aderire tutte, farle prendere tutte dalla colla, è posizionarle al centro e spingere poi in fuori, in modo che tutte le bacche arrivino sulla colla e poi con la colla che raccolgono dal fondo si spostino ad occupare un loro spazio, ma rimangano tutte comunque appiccicate in maniera concentrica. Così, prendete e schiacciate, prendete e schiacciate. Se volete creare più strati, allora date un altro po' di colla così disordinatamente sulle bacche che avete già messo e adagiate su di esse un altro stratino. Questo nell'intro non ve l'ho detto, ma una spruzzatina proprio poco poco di glitter rosso nel centrale, appena appena così, facciamola aderire alla colla. Darà subito un senso di festa alla vostra puncezia. E ecco qua la nostra puncezia bellissima per decorare ghirlande, fungere da segno a posto, da centrotavola, da fiocco per i pacchi di regalo. Vi ho detto che la carta potevate sia appallottolarla per creare questo effetto foglia un po' vissuta, che usarla invece liscia senza pallottolarla, e questo è il risultato. Sono due diverse fatte nella stessa identica maniera, questa senza carta pallottolata e questa invece con la carta pallottolata. Io la preferisco di gran lunga, voi che dite? A me piace proprio questa texture stropicciata che simula proprio le foglie della stella di Natale. Questa invece per una versione più scrap, appunto, della stella di Natale. Fate quella che preferite, ma fatela e postatemela anche su Instagram, magari taggandomi con il link Arte per te video. Adesso vi lascio alle foto, poi ci spostiamo di là e andiamo a vedere proprio tra di voi chi, taggandomi con l'hashtag Arte per te video, sarà parte del video di Arte per te di oggi. Bene, create le vostre stelle di Natale e divertitevi. Vi lascio alle foto, ciao!
che bello il nostro fiore di Natale di carta, rosso, con le bacche di ginepro. Ok, lo so, botanici all'ascolto, lo so che la puncezia non ha le foglie sfrangiate e so anche che forse ho fatto un petalo in più per ogni giro, ma cosa importa? Cosa importa? A me interessava che fosse a colpo d'occhio rievocante un'atmosfera natalizia e creatività. Mi sono presa una licenza creativa che spero vi piaccia. Bene, se questo video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione sulle vostre pagine Facebook e fregatevene delle regole. Se una cosa vi piace nella creatività, portatela avanti, perché come vedete l'effetto è comunque garantito. Poi seguitemi su Instagram e taggatemi con le vostre creazioni con l'hashtag arte per te video tutto attaccato. Oggi in video con noi arte e restauro di Parcella, Palermo. Allora, che ha fatto questa bellissima abat-jour, schiticchiosissima come diciamo dalle nostre parti, molto molto glam. Guardate cosa ha combinato Marcella, una bellissima décolleté anni 50 che è diventata una bellissima bellissima abat-jour. Complimenti Marcella per il tuo estro e la tua creatività, mi piace tantissimo, ma è bellissima veramente, una camera di una ragazza questa è fantastica, ma anche in un salotto particolare, perché no? Complimenti Marcella, bellissima la tua creatività che va oltre ogni regola, come potete vedere, è proprio per questo che l'ho scelta, perché le regole a volte vanno infrante per far arrivare un messaggio. Bene ragazzi, detto ciò, se il video vi è piaciuto, pollice in su, condivisione e ci vediamo sempre qua per un prossimo video. Da Ombretta ed arte per te è tutto, alla prossima volta, ciao!